Andiamo da Siri a proposito di famiglia, perché io so che lì con te c'è tua figlia Alice, c'è Sofia, poi chi c'è? Raccontaci un po' chi hai accanto. Lei, Alice, mia figlia, Carlotta e Sofia. Ciao. Un motivo di felicità. Questo direi. Volevamo chiederti. Per in te vacanza questa... insieme. Che bello. Hai sentito le parole del Papa, Siria? Sei riuscita certo, ad ascoltare? Assolutamente. Cosa ne pensi? Assolutamente, sì, più o meno sì, sono riuscita ad ascoltare. In sintesi diceva che bisogna stare vicini alle nostre nonne e ai nostri nonni, anche se non sono i nostri di nonni, bisogna stare vicini a tutti coloro che sono nel terzo tempo della vita, amarli, proteggerli e dargli la forza di vivere questo terzo tempo della vita al meglio. Assolutamente, anche perché hanno ancora molto da dire e da raccontare, sono memorie storiche che lasciano il segno, quindi c'è sempre molto da imparare. C'hai ancora i nonni? Da tutti i nonni. Eh? Hai ancora i nonni? Purtroppo no. E come si comporta tua figlia e le tue nipoti invece nei confronti dei loro nonni, che sono insomma i tuoi genitori? Come vi comportate voi nei confronti dei vostri nonni? Bene, bene. Ci comportiamo bene. diciamo che c'è sempre in atto un po' di ironia, ecco. Non ci lamentiamo mai, si scherza sempre con i nonni, sempre, sempre. Ma avete mai detto a vostro... Così almeno... Didi Siria, prego, prego. Avete mai detto? No, volevo chiedere a tua figlia e alle tue nipoti se hanno mai detto ai loro nonni ti voglio bene nonna, ti voglio bene nonno. Ah beh, avete mai detto ti voglio bene nonna, ti voglio bene nonno? Ovvio, assolutamente. Anche scritto molto. Non è così ovvio, perché molto spesso le cose più ovvie non si fanno e non si dicono, no? Ma le fate le videochiamate? Ma a casa nostra le abbiamo abituate ai sentimenti e alle parole dirette. Evviva, così ci piace, quindi. Così ci piace. Siria, io volevo farti vedere un bellissimo pezzo che ti riguarda. Siamo a Saremo Giovani nel 95, dove tu, insomma, porti in scena un grandissimo successo. Andiamo a vederlo insieme. Che strano uomo avevo io. Mi teneva sotto braccio e se cercavo di essere seria per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre non vali e un po' più di niente e mi vestivo di ricordi per affrontare il presente e ripensavo ai primi tempi quando ero innocente e quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli. Quando ambiziosa come nessuno mi specchiavo nella luna e lo obbligavo a dirmi sempre sei bellissima, sei bellissima. Accecato d'amore stava a guardare. Brava, Siria è brava, una bella voce, è solare, brava. Ciao Beppe, ciao Anna, ciao. Ciao, sono Loredana. Un po' sbagliati. Loredana per te. Emanuela, ci fai questi scherzi. Amori, buongiorno. Ciao Siria. Ma come stai? Va bene, tu come stai? Che belle figlie bella che mia, hai, che belle figlie. No, è solo una la sua. Hai visto qua? Nipote e figlia, nipote e figlia. Scusate, stavo cantando, non grazie. Mi sono resa conto che ce l'avevi una, scusa. Com'è che faceva Loredana in questa canzone? Sei bellissima, sei bellissima. Come Siria? Come? Sei bellissima. Accecato d'amore, mi stavi a guardare. Ho i brividi, brava. Brava! Che voce! Un applauso da tutto! Poi senza musica. Tutto lo studio. Prima mattina, che voce! Bravissimo! Partito il collegamento. Dicevo, che voce meravigliosa, lo studio. Tutti applaudono per te, hai una voce stupenda di prima mattina poi. Penso che non ci senta più in questo momento, però insomma vedrà qualche registrazione, allora, però abbiamo tanto applaudito. Io vado via, va bene? Ci vediamo tra poco, Loredana. Torna. Sono ancora, tranquilla. Aspetta a te. Ciao.
Le voglio male, Aureli, eh? È informissima. Ah, hai capito. Siria, ci senti ora? Adesso ci sono, vi sento. Allora, dicevo che avevamo i brividi e tutti abbiamo applaudito a questa esibizione di prima mattina con una voce straordinaria, complimenti. Ma grazie mille. Diciamo che è cambiato molto da quei 18 anni lì, eh. Sono cambiate tante cose. La timidezza... Dici? Ancora oggi lo sono, però... Però diciamo che... Ti ricordi? Ecco, quell'anno lì, è vero. Giovani! Che bello! Eravamo giovani, Anna. Ma sempre laziali, ma sempre molto laziali. Oh, meno male, un po' di Manforte, Siria, guarda. Ci voleva... Che Beppe qua, lo sai, che è un gobbo, come si definiscono, insomma, gli juventini. No, come ci definite voi, veramente. Che cosa è cambiato, quindi, che stavi dicendo, Siria? A parte, vabbè, evidentemente, l'età. Ero una ragazzina, avevo... Ero tra i 17 e i 18 anni, perché quando feci quel Sanremo Giovane era ancora di passaggio. Ero piccola, acerba, immatura, impaurita, con una voce sicuramente intonata, ok, però mancava ancora tanta esperienza che per fortuna ho avuto modo di acquisire negli anni e attraverso le esperienze dai 19 anni ad oggi... Sicuramente le sicurezze sono arrivate, le acquisizioni ci sono e soprattutto ho vissuto tante sfumature diverse del mio lavoro, del mio mestiere. Ho lavorato anche molto in teatro, continuo a farlo e insomma, mi sento un po' più determinata però ne parli tranquilla. Come se avessi 80 anni, ragazzi, siete giovani entrambi, no, mi sembrate no. due... C'è ancora molto da fare. Appunto, dai, ma siete giovanissime entrambe, ne parlate come se fossero passati 50 anni. Su con la vita. No, però posso garantirti che... Sai cosa, Beppe? Che quando inizi così giovane a vivere tutto brava, questo... è quello. Purtroppo, cioè, se avessi iniziato a 30 anni, ho iniziato a 18 anni, quindi chiaramente ci sono state delle evoluzioni incredibili, quindi l'impatto è stato molto forte e oggi a 40 anni la racconto un po' da vissuta, però effettivamente qualche cosa ancora da vivere. Ne hai da vivere. E a proposito...